metropolitana insieme alle altre. Si tratta di un dispositivo importante, indubbiamente, nel quale insieme all'istituzione della città metropolitana c'è il riordino delle province, ma anche il tema degli esercizi associati di funzione e servizi comunali. È un dispositivo che identifica alcune funzioni specifiche, fondamentali per la città metropolitana, che sono quelle che sono state ricordate negli interventi precedenti: pianificazione territoriale generale, sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, mobilità e viabilità, promozione e coordinamento dello sviluppo, oltre a quelle della provincia, a quelle eventualmente trasferite dalla regione o attribuite e delegate dai comuni. Quindi ha delle forti potenzialità in termini di funzioni questa nuova struttura istituzionale. Quindi a Milano la forza, diciamo, le caratteristiche del contesto sociale ed economico, ma anche una certa abitudine alla cooperazione fra i comuni, rappresentano un punto di partenza importante. Senza dimenticare il ruolo che il Comune di Milano sta giocando in questa fase, direi da protagonista, e anche la riflessione sulla riorganizzazione del decentramento amministrativo come altra faccia, che a mio modo di vedere è importante anche per il processo di costituzione della città metropolitana. Questo processo è un processo che ha bisogno sia di più istituzioni, per rispondere un po' alla sollecitazione che mi è stata fatta, sia di più istituzioni, sia di più atti informali. Bisogna di entrambe le cose. Qualunque sia l'assetto istituzionale definitivo, il processo dovrà contenere principi di disegno istituzionale, ma anche una forte capacità di attivazione delle forze economiche e sociali e dei cittadini. Quindi, forze economiche, sociali, imprese, ma io credo anche dei cittadini. Non si governa Milano senza far funzionare insieme entrambe queste cose: efficaci meccanismi di governance metropolitana e efficaci processi di governo, quindi con una forte legge istituzionale. E questo, per esempio, è la ragione per la quale io credo che questo processo è un processo che va connesso a un'attività di pianificazione strategica che in molte città europee è stata il drive forte delle attività di governo metropolitano, Barcellona, ma non solo. E quindi l'esperienza del passato dimostra che non basta una legge, anche una buona legge, una legge che può migliorare, per far nascere istituzioni evolute e buone pratiche di governo metropolitano. Bisogna costruire un'agenda metropolitana che sia adeguata alla specificità del contesto milanese e che sia largamente, mettere in rete l'esperienza milanese con le migliori esperienze europee. Abbiamo fatto di recente un convegno interessante promosso dal Comune di Milano proprio su questo punto, cercando di comprendere come le migliori esperienze europee lavorano sul tema dell'organizzazione dei meccanismi di finanziamento, delle funzioni di service, del ruolo delle agenzie di scopo nel campo delle politiche ambientali e della mobilità, anche attraverso la costruzione di progetti concreti di cooperazione intercomunale. Qui ho citato un esempio: a Parigi, dove si è appena istituita il governo di Paris Métropole, questo percorso è stato costruito tramite accordi, ma anche tramite progetti concreti, progetti di trasformazione urbana che hanno coinvolto il comune centrale e i comuni di prima cinque. Questa capacità di cooperazione attraverso progetti è uno strumento per dare forza, per dare corpo alla costruzione del processo. E infine, naturalmente, mostrare concretamente che la città metropolitana è un dispositivo capace di semplificare, ma anche di razionalizzare l'azione pubblica, anche nel campo della pianificazione territoriale, ma non solo, di offrire servizi efficienti anche ai cittadini, alle imprese, risparmiando risorse anche nella prospettiva di quella che potremmo chiamare una buona politica. Quindi, sicuramente c'è bisogno di assetto istituzionale preciso, robusto, ci vogliono azioni di design istituzionale, ma io credo che soprattutto in un contesto come il nostro sia indispensabile pensare quello che si è attivato come un processo che avrà bisogno anche di tempo e che deve però vedere insieme protagonisti le forze economiche, le forze sociali e le forze istituzionali. Senza questo processo anche una buona legge non sarà in grado di costruire davvero governo metropolitano, che credo che sia l'obiettivo fondamentale. Vi ringrazio.